Ecco, è qui che si raccontano storie con interviste. Arriva Francesco Rosito, che viene da tutto un mondo dell'architettura, vero? Esattamente, architettura e formazione professionale. Ecco, tu stavi dicendo che sei un architetto atipico. Esattamente, sono un architetto atipico perché oltre a svolgere la classica professione dell'architetto con tutte le sue sfaccettature, mi occupo anche di formazione professionale. Intesa in che senso? Intesa come corsi rivolti sia a personale addetto ai lavori, quindi altri architetti, ingegneri, geometri, imprese di costruzioni, agenzie immobiliari, ma anche a studenti che in questo momento della loro vita si trovano a confrontarsi sia con le tematiche della progettazione sia con l'utilizzo ad esempio di software per la progettazione, che sono sempre un ostacolo, ma che sono uno strumento al giorno d'oggi fondamentale da apprendere per poter essere diciamo concorrenziali nel mercato del lavoro. Perché una volta c'era la china e... esattamente, non ce la dimentichiamo la china, perché nella vita di un architetto tornerà sempre utile, ma oggi gli strumenti nel bene o nel male sono cambiati e bisogna necessariamente aggiornarsi. Ma è uno solo o ce ne sono più di uno? Sono tanti. C'era AutoCAD, no? Purtroppo AutoCAD è solo la base. Gli strumenti sono tanti altri. La pianta da sola non basta più, bisogna abbellirla, bisogna dare una veste grafica che sia accattivante, che possa diciamo attirare l'attenzione del cliente, ma anche un compito dell'architetto è quello di prefigurare, di far sì che il cliente possa rendersi conto in anticipo di quello che sarà lo spazio che l'architetto stesso sta progettando. E in questo intervengo io con la mia attività e con diciamo la formazione che faccio nell'utilizzo di questo tipo di software, che quindi, come dicevo, è rivolta ad un pubblico piuttosto vasto, sia di addetti ai lavori sia di aspiranti architetti. Allora è chiaro l'intervista che si sta rivolgendo soprattutto, appunto, come ha detto Francesco Rosito, agli aspiranti architetti o agli addetti ai lavori nel mondo dell'edilizia, dell'architettura, di tutto quello che concerne questo settore qui. Andiamo così a definire appunto ciò che veramente fai, il tuo minuto che puoi raccontare qua su Radio Radio by Night Roma, ma anche pubblicare appunto sui social. Francesco Rosito. Sì, allora il lavoro che faccio fondamentalmente si rivolge a più categorie di persone. È un lavoro che è in parte inerente alla progettazione architettonica e tutti quei servizi tecnici fondamentali che sono legati alla progettazione architettonica. Quindi faccio un esempio: il disegno di una risistemazione di un appartamento, ma anche pratiche tecniche fondamentali che servono per concretizzare un progetto d'architettura, analisi immobiliari. Quindi diciamo che mi rivolgo a tutti coloro che operano nel mondo dell'edilizia o coloro che si vogliono avvicinare al mondo dell'edilizia. Questo è il primo settore a cui mi rivolgo, ma poi c'è, come dicevo, l'ambito della formazione professionale. Quindi mi rivolgo a addetti ai lavori e a studenti che si avvicinano al mondo dell'architettura, proponendo formazione professionale nell'ambito di software per la progettazione architettonica, software per la grafica, per il rendering, la modellazione 3D e tutto ciò che fa parte della vita di un architetto o di un aspirante tale. E allora lì a Villaggio Olimpico, via India 1, Roma, lo studio di Francesco Rosito, Render Factory, www.renderfactory.org. E il sito Render Factory invece è anche la pagina Facebook. Se in questo momento foste del settore, potete andare a mettere un like, seguire, chiedere informazioni. Francesco Rosito, grazie. Grazie a voi.